FG, Base Games, Headshot, Beach Boom. One shot, one kill. Ciao a tutti ragazzi da TFG On Demand. Oggi vogliamo fare un piccolo breve. Vogliamo fare tanti di questi video. Perché però... io ho mandato il mio curriculum in questa azienda e non mi hanno ancora risposto. Dite che hanno mandato il curriculum. No, non è vero. Però parliamo. No, sì, hai mandato il curriculum certo. Amazon. Allora, oggi parliamo di Amazon. Intanto ci chiediamo 10 vi diciamo 10 particolarità di Amazon, esatto, che forse non sapete. Che poi, se ha detto avete... Peppino all'angolo prima stamattina, è andato a far colazione. Peppino, Peppino mi ha detto: ma tu sai queste 10 cose su Amazon? No, dai, racconta. Sono interessanti. Vabbè. Se volete che parliamo di 10 curiosità di altre aziende, dite nei commenti quale azienda o quale sito volete che di cui parliamo, di come si, non so parlare italiano. Potresti essere un ottimo dipendente Amazon, lo sai? Allora, partiamo con la prima curiosità. Sapete il Cyber Monday, no? Sì, quello dove si, di solito in America, esatto, no? Quello è Black Friday. No, quello è Black Friday. Il Cyber Monday è praticamente il lunedì cibernetico e si vendono a prezzi molto scontati oggetti tecnologici. E invece di calpestarsi con i piedi, si tirano addosso i case per spostare la gente. Pensate che Amazon è riuscita a vendere in un Cyber Monday oltre 300 oggetti al secondo. È pazzesco. Calcolatrice veloce. Ehi Siri! Aspetta, dai, smettila! Ehi Siri! Quanti secondi ci sono in un giorno? Ehi Siri! Fammi 86.400 secondi! No. Ehi! No, che ho sentito quelli a pagamento! 800 per 300 fa 200. No, allora. Usiamo la vecchia tecnologia. Allora, 86.400 per 300. Vuol dire che hanno venduto oltre 25 milioni di oggetti. Quasi 26 milioni di oggetti in un giorno. In tutto il mondo, ovviamente. Poi passiamo alla numero 9. I magazzini di Amazon, ragazzi, sono enormi. Più di dimensioni di ben 700 volte quello del Madison Square Garden, dove praticamente si fanno più o meno come 500.000 volte Palazzolo dello Stelo. No, è una roba terribile. È enorme. E al riguardo, possiamo dire che al numero 8. Gli impiegati di Amazon percorrono, o gli impiegati in teoria sono quelli che lavorano nella produzione di Amazon, non è produzione, no, è in scatolamento. Smistamento. Cos'è questa cosa? Smistamento pacchi. Percorrono. When Italians go to smistamento. Più di 20 km al giorno a piedi, sono assurdi. E qui possiamo aprire una parentesi che molti si lamentano. No, sul fatto di assoluto di metanfetamina. Esatto. Dopo, il numero 7, sito non raggiungibile per 49 minuti. Cosa è successo? Un giorno, nel 2012, il sito è andato per 49 minuti nel 2012? Esatto. E noi dove eravamo in quel momento? Sai che c'era la fine del mondo. Ah, quello? Sì, è andato down per 49 minuti. E voi dite, vabbè, cos'è, 40 minuti, 50 minuti, un sito down? No, per loro è stata una perdita calcolata di 5,7 milioni di dollari. Ed è per questo che da quel momento hanno deciso di evadere almeno 25 miliardi all'anno. L'anno, solo in Italia. Poi il numero 6, è stato calcolato che Amazon riesce a servire ben 20 milioni di clienti al giorno. Cioè, non so se vi rendi conto. Cioè, in 20 milioni. Mezza Italia. Mezza Italia, in tutto il mondo, compra oggetti su Amazon ogni cazzo di giorno. È pazzesco. Hai visto che adesso iniziano a vendere anche tipo la pasta Barilla? Vendono anche gli sì. Conad, mi dispiace, fallirai anche tu. Conad fallita, anche la Cadoro, la Coop e via dicendo. Sì, pensate che l'ordine più costoso è stato fatto per errore, ovviamente, perché sto poveretto voleva comprare un CD-ROM, solo che non si è accorto che c'era scritto che costava 3 miliardi di dollari. Ovviamente, aspetta, c'è stata anche l'aggiunta delle spese di spedizione di 4 3 miliardi e 4 dollari. Esatto, perché c'era la spesa di spedizione, però ovviamente Amazon si è si sono accorti e hanno annullato l'ordine. Qual è l'ordine meno costoso invece? Non lo so, probabilmente l'avrei fatto tu. Google! Servizio clienti. Tutti gli impiegati di Amazon, pensate, dedicano a 2 ore al giorno per migliorare con le proprie idee il servizio clienti. Del tipo. E in questo partecipa anche Jeff Bezos, il capo dei capi. Sì, ma i normali dipendenti di solito dicono dateci da bere, mangiare. E noi lavoriamo. Pensa che a proposito del nostro amico Jeff Bezos, intanto posso dirvi che da poco ha superato il patrimonio stimato di Bill Gates, oltre 96 miliardi di dollari il suo patrimonio stimato. Inoltre si è fatto costruire. Perché evade il fisco con tutti quei soldi? Perché, scusa, perché guadagnare 2 e poi guadagnarne 4? No, non è che guadagna 2 anziché 4, ne guadagna 100 invece guadagna 99.
Pensate che ha costruito, e pensa che la pazzia di questo uomo, ha costruito un orologio, l'ha finanziato proprio, con oltre 42 milioni di euro di spesa, o dollari in questo caso. Sai qual è il problema? Sì, per lui niente, per noi sono cifre enormi, 42 milioni di dollari. Sì? E cosa di così particolare? Per costruire un orologio che riesce a tenere il tempo in modo perfetto, senza ovviamente, tipo sei orologi atomici. Con le braccia, con le mani, per 10.000 anni. Perché? Non lo so, perché lui pensa 10.000 anni, ragazzi. Quell'orologio non si scaricherà mai, cioè, e non sbaglierà mai, no? Neanche di mezzo secondo. Cioè, per contare meglio il tempo. E io so cosa ti dico: se con quell'orologio lì ti sposti di 8 ore con l'aereo, sbaglia perché c'è il fuso orario e magari non tiene il fuso orario. Dodge è bello. No, magari pensate anche a quello. E dopo, come ultimo punto, il numero uno, che secondo me è quella più improbabile che succederà qui in Italia. Esatto, praticamente hanno già parlato, si parla già da molto, delle consegne con i droni a domicilio. Attenzione però, devi essere a casa, cioè a casa tua devi stare massimo 30 km in linea d'aria dal magazzino Amazon più vicino. Sai che quindi... cosa? Sai cosa? È che penso che in questa linea d'aria di 30, intorno ai magazzini Amazon si apposteranno tutti quanti. Perché siamo in Italia. È aperta la stagione di caccia ai droni. Esatto, perché no? Perché tu, l'italiano è abbastanza ladro di natura. Sì, e quindi appena vedo un drone con un pacco, adesso non fate i buonisti. Perché siamo così, lo sapete tutti quanti. Siamo italiani anche noi, non è che siamo tedeschi. No, tu sei uno sporco francese. Giusto. Belga. Ma scusa, se tu vedi un drone, che magari c'è scritto Apple iPhone X. Ting-tong! Gli spari e poi lo prendi al volo e ti porti l'iPhone X a casa. No, scusa, io ti giuro. Pieno di droni che volano, tu sei lì ton-ton-ton. No, io veramente, io temo questo momento, perché ci saranno persone che sparano. Senti che il piattello che fanno, dicono ball, drone, è ball, non è ball, ball, è ball, cioè, drone, e ti arriva giù, guarda, Hey Siri, ma basta, molto felice di portare questi video, perché sono interessanti, sì, peccato facciamo qualcosa di diverso, esatto, ciao a tutti, e al prossimo video.